Ciao famiglia, bentrovati. Oggi, l'oro della sera. A qualsiasi ora lo ascolterete, sarà trasmesso da Arcetri, che è la mia nuova sede, diciamo stabile, se di stabilità si può parlare. Ed è da qui, in questo luogo di, di preghiera, silenzioso, quasi eremitico, e che insieme alla comunità ci stiamo preparando al triduo. E santo e poi alla Pasqua. Quindi oggi è un giorno veramente privilegiato poter commentare la parola di Dio di domenica, uno dei tanti Vangeli che ascolteremo nelle varie messe eh, di questi giorni, e che ci racconta della meraviglia della Resurrezione. E così ci accostiamo a questa, eh, ci mettiamo subito in preghiera. Ci disponiamo con calma per poter ascoltare e lasciarci segnare dalla tomba vuota. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo il Vangelo della notte, la Messa dell'Aurora, eh, prima ancora la Messa eh, del giorno dell'Aurora e prima ancora la Messa della notte della veglia pasquale, il Vangelo di Marco dal capitolo 16, versetti 1-7. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo di buon mattino. Il primo giorno della settimana vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro chi ci farà arrotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Cari amici, leggendo questo Vangelo veramente... Ehm, c'è sempre un moto di commozione e che da una parte è legato certamente all'attesa della festa liturgica della Pasqua e anche al lungo cammino di Quaresima che chi ha avuto la grazia di poterlo vivere facendo a meno di qualche cosa, o semplicemente, o meglio, ancora meglio, vivendo in modo fattivo e concreto la carità ha, ha vissuto anche una forma di attesa senza mortificare, ma semplicemente dando pane al desiderio, facendo sì che il desiderio potesse aumentare, centrandosi non su se stessi, ma sui fratelli e le sorelle che abbiamo intorno o quelli più lontani. Forse è una Pasqua ancora più commossa anche per la storia recente eh, di queste guerre in aumento, di una tensione bellica in aumento e forse personalmente anche per la vicinanza estrema alla pelle, al cuore del ricordo dei giorni passati in Terra Santa durante l'esplosione del conflitto dell'ultimo mese di ottobre. Ma sta di fatto che il testo di Marco, così agile e essenziale, ci presenta nella sua sublimità quello che è il segno della tomba vuota. Non si parla di Gesù, non c'è un incontro con Gesù, ma c'è solamente, nella versione più antica dei Vangeli, questa narrazione stupefatta, il segno della tomba vuota. Non c'è Gesù, manca Gesù, manca nel luogo dei morti, manca nella tomba. La tomba non è la casa di Gesù, non è la casa di Dio, la tomba non è nemmeno la casa dell'uomo, a dire il vero. E queste donne che si avvicinano sono piene di paura, hanno stupore e paura misti insieme, tanto che si allontaneranno, come abbiamo ascoltato nella narrazione, si allontaneranno dalla tomba nonostante le rassicurazioni di questo uomo vestito di bianco, un angelo forse, si, si allontanano eh, dopo aver ricevuto l'invito a parlare, ma non parleranno, non parleranno, non diranno niente a nessuno perché erano impaurite. E però, ehm, subito dopo, il brano del Vangelo presenta quello che verrà detto nei giorni successivi, durante il tempo di Pasqua, nella prima settimana, perché dopo che a queste tre donne apparve anche alla Maddalena, solo a lei. E lei fu la prima che portò, secondo la tradizione e ciò che abbiamo ascoltato nei Vangeli, l'annuncio ai discepoli, ma poi apparve anche a due di loro, discepoli di Emmaus, e poi ancora ad altri. Fino ad apparire nel cenacolo, ad entrare a porte chiuse, appunto, ormai risorto, e la parola apparizione non, è, non è più eh, di nostro uso, perché è nel suo vero corpo, il corpo ferito, il corpo anche piegato nei segni delle mani, eh, dei piedi, delle, dei chiodi, appare appunto a Pietro e ai discepoli. Ma queste tre donne di buon mattino che cosa vanno a fare? Ecco, l'orario è quello mattutino tra la notte e il giorno è appunto l'aurora: sembrano quasi delle clandestine. Il Vangelo forse è l'ora del mattino che ce le fa apparire così, oppure semplicemente eh, il fatto che mh, con una certa caparbietà no? vogliono recarsi da Gesù e, e pretendono eh, che qualcuno le aiuti a togliere la pietra a quell'ora del mattino togliere la pietra che era stata rotolata davanti al sepolcro e si domandavano tra di loro chissà chi ce la toglierà e quell'ora clandestina quell'ora dove ancora il sole non splende tutto pensano tranne che trovarsi di fronte ad una porta oscura un'entrata al sepolcro ormai pervia aperta dove prima di entrare qualcun altro è uscito queste donne commuovono Vorrei essere una di loro, in questo senso, carissimi, tutti noi, il popolo cristiano, assomiglia a questo, a quelle donne, perché queste donne amano Gesù anche da morto. Il loro maestro è qualcosa, è il loro salvatore, il loro sposo è qualcosa che va ben al di là della morte. E come annota... Annotano alcuni redattori, alcuni commentatori del testo veramente amare Gesù anche quando non si vede, quando è morto, significa che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita. L'amore che va oltre la vita, la carità che non muore, la carità che rimane, quella che ascoltiamo sempre nella, per bocca dell'Apostolo, il Superapostolo San Paolo, ci testimonia questo. Come qua davanti al sepolcro vuoto, il tempo dell'amore, anche per l'uomo, dura più del tempo della vita. È già un indizio dell'eternità per la quale siamo stati creati. E per questo le donne passano di sorpresa in sorpresa. E perché l'amore lascia aperti allo stupore. È il dolore, è la rassegnazione che chiudono allo stupore, che abbassano lo sguardo sulla terra. Fanno vedere solamente il sepolcro, la proiezione dell'ombra del proprio corpo sul suolo, le ombre che si allungano. L'amore ha occhi, ha occhi vivi, vividi, che sguardano, ben, che guardano, che mirano, prendono la mira ben oltre il tempo della morte, segnato dalla morte. La pietra era stata rotolata via. Un altro bellissimo passaggio dove ci viene ricordato ciò che altre volte ho commentato, e un altro passivo per l'ennesima volta. La pietra non l'ha rotolata via Gesù. La pietra è stata rotolata via. La pietra è stata spostata. Segno chiaro di quello che poi i testi, anche negli Atti degli Apostoli, ripeteranno: Gesù non è risuscitato. Gesù è stato risuscitato. Io ricordo proprio qui a Firenze, gli studi di teologia. Quando si trattò di parlare del, con un, un santo e bravissimo professore, don Benedetto Rossi, del Vangelo di Gesù e di questo passivo teologico, anche quando studiamo i Vangeli sinottici, mi colpì molto questo fatto, perché il catechismo, quel poco che avevo fatto e che ricordavo, non mi aveva assolutamente suggerito nulla di simile. E sono rimasto sbalordito di fronte a questo aspetto. Rimasto impresso, come vedete, ve lo riporto. Gesù non è risuscitato, Gesù è stato risuscitato. E la cosa fondamentale è che il Padre lo ha risuscitato. Una vita, quella di Gesù, passata frontalmente, specchiandosi costantemente nella volontà del Padre, non poteva avvenire la risurrezione senza questa opera, questa regia fondamentale. Il Padre risuscita il Figlio. Il figlio si affida al padre, bene, il padre lo risuscita. E questo vuol dire tante cose. Vuol dire che Gesù non è un eroe, prima cosa, non è un mito. Gesù non è un superuomo, non è una persona degna di nota storica, degna di memoria nella storia dell'umanità, perché ha fatto grandi cose. Sì, ha fatto grandi cose, ma ben poco. Se Cristo non è risuscitato, non è stato risuscitato dal Padre, vana la nostra fede potremmo allora chiedere credere a qualche altro grande politico, statista dell'era passata, qualche altro uomo spirituale che le religioni di tutto il mondo producono gente capace di grande santità umana, eh, di grande eh, abnegazione, persone che hanno una forza di volontà incredibile e che svettano sulla massa per queste grandi capacità, ma non è il caso di Gesù Gesù è il piccolo del Padre, affidato al Padre e il Padre lo ha visto e lo ha risuscitato. È il Dio piccolino, affidato alle mani del Padre, e il Padre va e sposta con un dito la pietra. Il Padre che Gesù aveva pregato costantemente ritirandosi in silenzio sui monti, ricordate quei passaggi evangelici, ora forse con un po' di commozione e nostalgia li ricordiamo. Ripercorriamo tutta la storia di Gesù. E il Padre lo tira fuori dal sepolcro. Il Padre che preghiamo ogni giorno toglierà la pietra anche dai nostri sepolcri. Carissimi amici, all'ascolto, famiglia all'ascolto. Di quante pietre è fatta la nostra vita? Lo domando a te che ascolti, quante pietre? Qual è la pietra più grande della tua vita? Qual è la pietra, quella pietra circolare, inamovibile, inamovibile, pesantissima, che ha occluso il flusso della tua vita? La pietra è troppo pesante per te, è troppo pesante anche per tre donne messe insieme, per tutti gli amici messi insieme, quelli che hai o forse quelli che non hai più. La pietra te la deve rotolare via solamente il padre. A te basti solo un affidamento a quel Padre al quale Gesù stesso, Gesù, vero Dio e vero uomo, si affidò. Pur essendo Dio, umiliò se stesso. Pur essendo Dio, visse appieno la figliolanza. <ride> Pur essendo Creatore, come il Padre e come lo Spirito Santo di tutta la creazione, si sottopose al limite degli eventi e soprattutto al mistero di iniquità e di male. Che soffia nell'umanità e ancora oggi miete tantissime vittime. Questa cosa è meravigliosa, amare Gesù da morto. Quando Gesù non parla, non agisce, non fa miracoli. Ecco, mi suggerisce proprio quest'altra considerazione. Amare Gesù da morto vuol dire amarlo, amare un Dio anche quando non lavora per te o quando tu non pensi che lavori per te, quando lo vedi inetto, inerme, addirittura preda degli eventi, perché Gesù stesso fu vittima, inerme, inerme di violenza. Quando cioè l'avventura sembra definitivamente finita e questo Dio ha definitivamente deluso, perché sembra realmente incapace di fronte alla violenza perpetrata dall'umanità, questo amare Gesù di notte, che non sono semplicemente e in senso generico le notti storiche dell'umanità, ma è la tua notte, amarlo in questa notte ti fa sentire che tu puoi vivere e hai una capacità di speranza che va oltre la morte. Hai una luce che nonostante tutto la sofferenza non spegne e questa luce nasce da un volto, dal tuo volto e dal tuo cuore rivolti al padre. Il giovane incalzerà queste donne e dirà loro: Appunto, non è qui, non è qui, non abbiate paura. Ma non ce la fa a togliergli la paura. Gli dice: Non è qui, andate, ditelo ai discepoli, ditelo loro che li precedo in Galilea, cioè non li precedo su un monte, sul monte delle beatitudini. Li precedo in mezzo alla gente, li precedo, li precedo in giro per le strade. In mezzo alle case, dentro le case, dovunque, eccetto che tra le cose morte. Non è uno spirito, non è uno zombie che si aggira in mezzo alle tombe, è un vivente. Il grande annuncio, fratelli e sorelle, di, della notte di Pasqua sarà questo: Gesù è vivo. Tu lo credi? Credi che Gesù è vivo? Che Gesù è il vivente? E che insieme a Gesù prega il Padre che il suo dito, il dito del Padre, rotoli via in un attimo con una schicchera, la grande pietra rotonda che staziona pesantissima davanti al tuo sepolcro? Credo che, carissimi amici, l'invito a leggere le letture, l'invito ad ascoltare la parola, l'invito a vivere da domani il triduo di preparazione alla Pasqua, vuol dire ritrovare un po'. Quella che forse durante la quaresima ci è sfuggita, la commozione per un momento liturgico che è una ripresentazione reale, sostanziale, vera della Pasqua di Gesù oggi per noi. Sono due cose che vorrei raccontarvi al terminare. La prima è questa, ed è un'esperienza un commovente. Ho avuto la. La grazia di confessare alcuni bambini in questi giorni in preparazione alla Pasqua. E mai come questa volta mi è capitato: forse perché ho, ho visto sui social troppi bambini soffrire, soffrire appunto in particolare nella striscia di Gaza queste, in questi ultimi mesi, soffrire terribilmente. Mai come quest'anno. Mi sono centrato sugli occhi, sullo sguardo e la parola viva di questi bambini. E loro confessarsi, loro parlare, loro dialogare, loro confidarsi senza remore, con un cuore leggerissimo, e è una scuola, è la scuola dei potenti, è la scuola di noi induriti, con la nostra corazza fatta di frasi fatte, fatta di concetti e fatta di troppi preconcetti che poi di fatto alimentano la guerra, anche se non vogliamo, anche se non lo sappiamo. I nostri muri, le nostre tombe, hanno bisogno di essere spostate da un Dio bambino e dalle parole semplici di un Dio che ricrea in noi una plasticità e toglie quella sorta di solidità che non è solidità, è rigidità e ci rende nuovamente flessibili, capaci di ricevere una parola. Ci vuole un Dio bambino per scomodarci un pochino e per ridarci un'energia che avevamo perduto. Auguro a tutti voi di non fare regali ai bambini, ma di stare seduti ad ascoltarli e farsi raccontare le gioie e anche le loro angosce. Una vera, un vero privilegio. E la seconda cosa che desidero condividere con voi è una testimonianza. Quando facevo l'università a Viterbo ho conosciuto insieme ai miei amici un gruppo meraviglioso di gogli, cioè di tonti, simpaticissimi, che ancora costituiscono parte importante della mia memoria e della mia attualità, perché siamo in contatto, frequentammo un monastero di trappiste. Nella vicina noi eravamo a Viterbo all'università e si tratta del monastero delle trappiste, di monache trappiste di Vitorchiano. Tra loro, Suor Domenica, Suor Mimma, non lascia di condividermi dei testi meravigliosi ogni tanto. E per questa Pasqua mi ha condiviso un testo di una sua consorella, Suor Benedetta. Ve lo leggo e terminiamo. Accetterete, sorelle, i miei auguri? Ho tanto desiderio di comunione. Per vivere insieme l'angoscia di tanta umanità ferita e disperata in questo povero scorcio di mondo che sta vivendo il calvario di Gesù, perché presto risorga la risurrezione del bene. Madre, madri e sorelle carissime e fratelli, anche il mondo scristianizzato ci rompe il cuore, ma è davvero tempo di doglie? Forse no, anzi, mai, forse, il cristianesimo è stato così bello, così santo, Così vero. Un cristianesimo vituperato, sbeffeggiato, calunniato, rinnegato, respinto anche dai suoi figli, proprio come Gesù. Il cristianesimo non può morire, diceva Massimo Cacciari, perché vince perdendo. Ed è primavera cristiana, con i fiori tinti di rosso, con il sangue di tanti martiri. Dio voglia che la Sua grazia ci conceda di fargli evitare il suo amore. Carissimi amici, con questo testo meraviglioso e ricchissimo di spunti, ci salutiamo e ci auguriamo, qui nella chat, mentre mi state seguendo, ci auguriamo la Pasqua gli uni con gli altri. Colgo l'occasione veramente per salutare sott'occhio Alessandra, Isabella, Giulia, Daniela, Mariolina, Alfred, Paola, Eleonora, Adele, Franchina, tutti quanti voi e soprattutto i tanti bambini che so, insieme alle loro mamme e papà, ora o nei prossimi giorni sono in ascolto e si mettono lì e approfittano per un momento serale o quotidiano di, di preghiera ascoltando il commento della parola. Preghiamo insieme per stare accanto alla croce la Vergine Maria. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica, protegga il Signore Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Qualcuno mi ha domandato di condividere la testimonianza e lo farò qui nella chat volentieri. Un abbraccio a tutti, buonanotte o buona giornata e buona Pasqua! No.